Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo un po' ripresi sicuramente dal pareggio di ieri, che per molti di noi più che un pareggio è una sconfitta, perché insomma il Sassuolo non si aspetta che dalle tre partite ultime che abbiamo giocato, il Sassuolo sia quello più facile, in teoria, da vincere. Insomma, pareggi con l'Atalanta, perdi col Milan, ci sta appunto a accumulare 3 punti quando il Sassuolo non è avvenuto. Abbiamo accumulato 3 gol sia a favore che contro. E in questo tutto questo discorso qua, oggi compio gli anni. Non c'entra nulla, però fatemi gli auguri nel frattempo, poi con calma parliamo anche del resto. E una cosa, c'è cioè un filone di pensiero che riguarda sia noi juventini, ed è la parte peggiore, sia gli antijuventini, che chiaramente non vedevano l'ora che la Juventus avesse reali difficoltà, che è quel filone di pensiero di dire la Juventus non merita questo scudetto. Lo merita l'Atalanta di sicuro, non più l'Inter, non più la Lazio, ma l'Atalanta. È un filone di pensiero sbagliato per un motivo, perché merita chi vince, a prescindere da chi lo vince, vince perché chiaramente se la Juventus dovesse arrivare più uno dall'Atalanta tra 5 giornate, la Juventus è meritatamente campione d'Italia. Così come se l'Atalanta dovesse superare la Juventus, sarebbe ugualmente meritatamente campione d'Italia. Io penso che meriti chi effettivamente alla fine ha dalla sua parte la matematica, che dice: tu hai accumulato più punti, hai fatto più gol, hai fatto quello che poi sono tutte le varie, in caso di pareggio, le varie step, della tua avversaria. La cosa che mi fa un po' specie è che in questo filone ci sono molti juventini che, vista le difficoltà della Juve, vista l'antipatia che ha nei confronti magari dell'allenatore, di una certa parte della dirigenza, di questi calciatori, alcuni di essi, dice: piuttosto che vedere questo scempio, cioè se per portare alla sconfitta della Juventus, che è la mia squadra, può portare in qualche modo a una rivoluzione, ben venga questa, perdiamo lo scudetto, lo lasciamo all'Atalanta, che non è l'Inter, quindi per antipatia, e quindi ripartiamo. Questo è un pensiero che sto iniziando a, non dico a leggere, cioè non solo a leggere, ma anche a percepire nell'ambiente. In continui complimenti all'Atalanta, quasi si nasconde, secondo me, alcune volte, un tentativo di dire che sì, l'Atalanta gli faccio i complimenti perché penso che meriti effettivamente di vincere. Quando si dice che si pensa solo che un'altra squadra possa vincere al posto tuo, quando in realtà la matematica però non è fuori di questa squadra, è quasi buffare e sperare che la Juventus stessa, cioè la propria squadra, non vinca lo scudetto. Ed è un pensiero veramente malsano, dal quale io mi discosto totalmente. Io spero che la Juventus vinca, penso che al momento la Juventus lo stia meritando e che l'Atalanta potrà meritarlo nel momento in cui ci superasse, ma non prima. Per un semplice motivo. E quindi, oltre alla malafede del discorso, c'è un discorso prettamente di buona fede, che è quello che lega in modo il pensiero tifoso al breve termine. Cioè il tifoso non riesce mai a guardare più della partita. Cioè se la Juventus gioca male, la Juventus in generale fa schifo. Se la Juventus gioca bene, la Juventus fa bene. Parliamoci chiaro, torniamo dal lockdown. Coppa Italia gioca malissimo, questa Juventus non merita nulla. Facciamo 3 partite di fila molto buone, anzi 4, perché arriviamo con il derby, quindi è Bologna, Lecce, Genoa e appunto Torino. Questa Juventus sta crescendo, sta meritando, vinceremo tutto, ormai è solo questione di pochi punti, ma abbiamo vinto. Al primo passo falso, che in realtà è la sconfitta col Milan, perché la sconfitta è più pesante dei 2 pareggi, ecco che magicamente la Juventus non è all'altezza, rischia di perdere il campionato, pur tenendo comunque punti di distacco perché gli altri hanno rallentato, e magicamente altre potrebbero meritare di più di noi, le stesse che magari nella partita prima, di quali vincevamo e loro no, erano squadre totalmente non all'altezza. Ecco, questa mancanza di lungimiranza, che non è solo lungimiranza in avanti, ma anche lungimiranza all'indietro, è un limite profondissimo, perché la Juventus è valutata in 38 partite, non nel momento. Non si vince un campionato, è per quello che il campionato è totalmente diverso dalla Champions League, perché la Champions League è la fotografia di un momento. Il campionato è una panoramica che va da sinistra verso destra, 38 partite. In 38 partite abbiamo giocato bene, abbiamo giocato male, malissimo, benissimo, così così. Cose che si sono già viste anche negli anni scorsi, cose che magari non si sono viste, ma partite con momenti diversi, ma che nel complesso hanno portato un Juventus che è prima in classifica. E a questo non ti aggiungerei il fatto che, ah, sì, però gli avversari non sono all'altezza. Come non sono all'altezza? Ma non gli stessi avversari che adesso meriterebbero lo scudetto e adesso non sono più all'altezza. No, sono gli stessi avversari degli altri anni, chi più chi meno, perché Napoli non è quello degli altri anni, l'Atalanta è cresciuta, l'Inter è cresciuto, la Lazio stessa è cresciuta. Hanno un po' mischiato le carte in tavola, ma alla fin fine sono avversari di livello, secondo me, pari a quelli da 3 anni, quindi non all'altezza della Juve, questo è ovvio, ma non sono sicuramente gli avversari diventati ancora più scarsi di quelli che avevamo visto lo scorso anno, 2 anni fa, e così via. Quindi questa mancanza di vedere oltre un termine temporale molto breve è un po' limitativo anche per le analisi complessive che facciamo.
Appunto per questo direi che la Juventus per ora è prima, meritatamente, e se dovesse continuare così tenendo anche un solo punto di vantaggio, per quanto magari ottenga con fatica in queste ultime 5 partite, sarebbero 5 partite e non 38, quindi non la totalità del campionato, che porterebbe quindi la Juventus a vincere. Questa è una cosa molto buona. Poi c'è la seconda parte dei tifosi, quelli anti-juventini, che vedono l'Atalanta in qualche modo la squadra da sostenere, perché l'Atalanta è una squadra diversa da Juventus, pertanto speriamo che vinca, ma questo è un discorso che trito ritrito, che prima era Napoli, poi la Roma, Napoli ancora, il Milan, cioè insomma sono dei discorsi che portiamo avanti da anni, in cui alla fine l'anti-juventino non tifa la propria squadra, ma quella che in qualche modo mette più in difficoltà la Juventus. Ricorderete appunto il Napoli di Sarri, apprezzato da tutti, lo stesso Sarri che adesso viene in qualche modo anche preso di mira, non solo dai nostri tifosi, ma specie dagli altri, perché chiaramente vedono che è in difficoltà, pertanto non è più il maestro di calcio, ma è un pirla che allena la Juventus, che è la squadra che più ruba in Italia. Ma di questa cosa qua ormai ne ho parlato tantissimo e non mi dilungo. Volevo fare questa breve parentesi, questi pochi minuti di video. Aspetto chiaramente i vostri commenti, anche un po' a freddo rispetto alla partita di ieri contro Sassuolo, di questo momento un po' di difficoltà da Juventus, e anche commenti in merito a quello che è un po' il tema di questo video. Come sempre, forza, arriva alla prossima. Ciao! Siamo sempre qua, storie in bianco e nero.